bio interlocutorio per il Fuzzimib che tenta di districarsi in un'insidiosa area compresa fra i 16.500 punti e i 16.650, dove è in transito la trend line discendente ottenuta con i top del 13 settembre e del 10 ottobre. In questo quadro, da monitorare area 16.660 punti, che potrebbe essere interessante per l'avvio di posizioni long che avrebbero primo target a 16.700 punti e successivo 16.730. Stop loss al di sotto dei 16.500 punti, ove il paniere italiano si riporterebbe al di sotto della trend line descritta all'inizio analisi. La settimana di CNH Industrial comincia dove era terminata con la scorsa ottava, in prossimità del livello resistenziale statico a 6,83 euro, che continua a rappresentare un coriaceo argine contro le spinte rialziste del titolo. Solamente oltre detta area, il titolo potrebbe recuperare i massimi annuali a 7 euro e spingersi verso più ambiziosi target rialzisti. Per posizioni ribassiste, da monitorare il livello 6,50 euro, dal quale avviare posizioni short che avrebbero target primario a 6 euro, ove in transito la trend line dinamica espressa sul daily chart con i minimi crescenti dell'11 febbraio e del 7 di aprile. Il titolo Fiat Chrysler sta dando seguito alla fase di contrazione della volatilità in corso dai primi mesi estivi. Il titolo si è infatti stretto fra i minimi posti a 5 euro e la trend line discendente ottenuta sul daily chart con i top decrescenti del 26 aprile e il 27 luglio scorso. In questo quadro da monitorare area 5,65 euro che potrebbe rappresentare un punto di partenza ottimale per la costruzione di posizioni rialziste che avrebbero target a 6 euro. Al di sotto dei 5,50 euro chiudere le posizioni.